Facciamo il cappietto iniziale e avviamo un numero di catenelle multiplo di 3 più 1. Ovviamente tenete presente le misure che avete preso secondo le indicazioni che vi ho dato nella schedina precedente. Io vi farò vedere come realizzare il punto canestro e sto realizzando la parte dietro, infatti ho avviato 64 catenelle. Ora, nella quarta catenella dall'uncinetto vado ad inserire l'uncinetto e faccio un punto alto. E così in ogni catenella sottostante vado a fare un punto alto, nulla di più semplice, la prima riga va così, un punto alto in ogni catenella sottostante. Terminata la prima riga, vado a fare 3 catenelle e giro il lavoro. Cominciamo ora la lavorazione vera e propria del punto canestro. Quindi filo sull'uncinetto, mi avvicino così riuscite a vedere meglio. Nel punto alto successivo vado a realizzare il punto alto in rilievo, che è un punto alto normale, però lo devo realizzare abbracciando il punto sottostante. In questo caso sto realizzando un punto alto in rilievo davanti. Quindi vado ad abbracciare in modo tale che il punto alto sottostante stia sopra il mio uncinetto. Ora vado a fare 3 punti alti in rilievo dietro. Quindi sempre allo stesso modo faccio un punto alto normale, ma devo abbracciare il punto alto sottostante andando da destra verso sinistra abbracciando il punto sottostante. Nel video si riesce a capire la differenza tra un punto in rilievo davanti e un punto in rilievo dietro. Nel punto in rilievo davanti inserisco l'uncinetto abbracciando da davanti verso dietro il punto sottostante, mentre nel punto alto in rilievo dietro la modalità è esattamente identica, però devo andare ad abbracciare da dietro verso davanti, così come state vedendo nel video. Si tratta di alternare 3 punti alti rilievo davanti e 3 punti alti rilievo dietro, e così per tutta la lunghezza della mia riga. Ci vediamo direttamente alla fine. L'ultimo punto lo devo realizzare normale, quindi un punto alto normale. Io per comodità inserisco l'uncinetto nello spazio sottostante, ma se volete potete inserire l'uncinetto nella terza delle 3 catenelle sottostanti. Ora faccio le 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto della nuova riga e vado a riprendere l'alternanza punti alti rilievo davanti e punti alti rilievo dietro. Sempre 3 davanti e 3 dietro, e li lavoro così come si presentano. Quindi nel rovescio del lavoro sono il rilievo dietro, ma io davanti a me li vedo il rilievo davanti e quindi devo fare il rilievo davanti. Ora i 3 punti alti successivi sono il rilievo dietro e quindi devo fare sempre 3 punti alti in rilievo dietro. I 3 successivi sono il rilievo davanti e quindi li lavorerò come 3 punti alti in rilievo davanti. Devo lavorarli così come mi si presentano.
comincia a intravedersi il motivo a canestro, ma ancora è un po' presto. Come al solito, l'ultimo punto alto lo vado a realizzare normalmente, quindi faccio un punto alto semplice nello spazio sottostante, o potete farlo nella terza e le 3 catenelle della riga precedente. Ora faccio 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto della nuova riga, giro il lavoro e a questo punto devo cambiare l'orientamento. Quindi io davanti a me ho 3 punti alti in rilievo davanti, li devo andare a lavorare in rilievo dietro. I 3 punti successivi sono in rilievo dietro e quindi li vado a lavorare in rilievo davanti. A seguire ho 3 punti alti in rilievo davanti e li devo andare a lavorare in rilievo dietro. Quindi devo cambiare l'orientamento: se sono in rilievo davanti li lavoro in rilievo dietro e viceversa, se sono in rilievo dietro li lavoro con punti alti in rilievo davanti. È più facile a farsi che a dirsi, ve lo garantisco. Vedete, questi ora sono in rilievo dietro e devo fare i 3 punti alti in rilievo davanti. Proseguo in questo modo per tutta la riga. Come al solito, l'ultimo punto lo lavoro normalmente facendo un punto alto normale nello spazio sottostante o nella terza delle 3 catenelle della riga precedente. Faccio 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto della nuova riga, giro il lavoro e ora devo lavorare i punti così come si presentano. I primi 3 punti mi si presentano in rilievo dietro. E riconoscete che rilievo dietro perché c'è questa barretta orizzontale sotto il punto. Quindi andate a lavorare sempre in rilievo dietro. I punti li devo lavorare così come si presentano. Andrò a fare 3 punti alti in rilievo dietro. A seguire ho 3 punti alti in rilievo davanti. Li devo lavorare sempre come 3 punti alti in rilievo davanti. Così come mi si presentano, li devo lavorare. Seguono 3 punti alti in rilievo dietro e li lavoro facendo 3 punti alti sempre in rilievo dietro. E così via per tutta la riga. Quindi ora ho i 3 punti alti in rilievo davanti, li lavoro in rilievo davanti. Comunque, fatti i primi 3 punti di ogni riga, l'alternanza è sempre la stessa: 3 davanti e 3 dietro. Quindi se ho cominciato con 3 davanti, seguiranno i 3 dietro e così via. Se comincio con i 3 dietro, avrò successivamente i 3 davanti e così via. Proseguo in questo modo fino alla fine della riga,
Sempre l'ultimo punto lo faccio normalmente, un punto alto normale. Faccio le 3 catenelle per giga che lavoro e proseguo sempre nello stesso identico modo, perché ora nella riga successiva devo cambiare orientamento. Quindi faccio una riga in cui cambio orientamento, la riga successiva lavoro i punti come si presentano. Quindi ora devo cambiare orientamento perché nella riga precedente ho lavorato i punti come si presentavano. Tenete in considerazione che se perdete il filo dovete considerare che dovete cambiare l'orientamento quando ci sono due barrette orizzontali. Vedete che ci sono qui due barrette orizzontali, significa che nella riga successiva dovete cambiare orientamento. Quindi ho lavorato, cioè mi ritrovo 3 punti in rilievo dietro, devo andare a lavorare 3 punti in rilievo davanti e mantengo sempre la stessa alternanza. Faccio i 3 punti in rilievo davanti, poi i 3 punti rilievo dietro, perché io qui a seguire ho 3 punti rilievo davanti, devo cambiare e quindi li devo fare rilievo dietro. E proseguo sempre secondo la stessa alternanza, 3 davanti e 3 dietro. Proseguite in questo modo per tutte le righe fino a raggiungere la lunghezza desiderata secondo le misure che avete preso in base ai miei suggerimenti iniziali. Una volta che raggiungete la misura desiderata, io personalmente faccio un giro di rifinitura, per cui innanzitutto faccio una sola catenella, giro il lavoro e in ogni punto sottostante vado a lavorare un punto basso. Faccio così per tutto il lato corto del mio rettangolo. Una volta raggiunta la fine della riga, faccio 2 catenelle, ruoto il lavoro in modo tale da lavorare ora il fianco del rettangolo. Ora su questo fianco noi ci ritroviamo tanti spazi, vedete che sono tutti questi spazietti all'interno dei quali io vado ad inserire l'uncinetto e faccio un solo punto basso. Vado nello spazietto successivo e in ognuno di questi vado a fare un punto basso soltanto. È molto semplice, in ogni spazio un solo punto basso per tutto il fianco di questo rettangolo, che sostanzialmente è il lato lungo del rettangolo. Vedete, faccio un punto basso in ogni spazio sottostante. Fino alla fine del lato. Una volta raggiunta la fine di questo lato, anche qui faccio 2 catenelle. E all'interno dello stesso spazio faccio un punto basso. Ora ruoto leggermente il lavoro perché ora devo andare a lavorare l'altro lato corto, che però non è altro che proprio la fila di catenelle iniziale, tant'è vero che qua abbiamo il cappietto iniziale, il filo del cappietto iniziale.
Semplicemente in ogni spazio sottostante potete scegliere se lavorare all'interno della catenella, però dato che il filo è molto sottile nel mio caso, preferisco andare a lavorare gli spazi e vado a fare un punto basso in ogni spazio. Mi ripeto, questo passaggio è facoltativo, potete anche evitare di fare questa cornice a punti bassi. Io la faccio per avere una maggiore definizione anche poi nella cucitura che faremo successivamente. Comunque è del tutto facoltativo. In ogni spazio faccio un punto basso fino alla fine della riga, dove mi ritroverò appunto il filo del cappietto iniziale. Vedete, questo è il filo del cappietto iniziale. Ora faccio 2 catenelle ruoto il lavoro. Io in ogni spazio sottostante, partendo proprio dal primo dove già ho fatto un punto basso, faccio un punto basso in ogni spazio sottostante. Vedete che il laterale, perché dobbiamo fare il quarto lato di questo del nostro rettangolo, che è il lato lungo. Quindi sul lato lungo abbiamo tutti questi spazietti e in ognuno di questi facciamo un punto basso. Proseguo in questo modo fino alla fine del lato lungo, poi andrò ad eliminare il filo in eccesso. Alla fine del lato lungo vado a fare 2 catenelle e un punto bassissimo all'interno del primissimo punto basso che abbiamo lavorato quando abbiamo cominciato a fare la nostra rifinitura a punti bassi. Una catenella, taglio il filo, tiro fuori l'uncinetto e stringo, poi questo filo andrà eliminato. Questa stessa operazione che abbiamo fatto con il rettangolo dietro la dobbiamo fare anche con i 2 rettangoli davanti, perché io vi ho fatto vedere appunto come realizzare il punto canestro sul rettangolo dietro. Allora, poniamo ora, dobbiamo assemblare il nostro gilet, quindi prendo la prima fascia nel rettangolo, quello stretto e più lungo, e vado a sovrapporre la seconda fascia, quindi sono le 2 parti davanti sostanzialmente, le vado a sovrapporre e vado a fare una cucitura sul lato corto e su circa 20 cm del lato lungo. Questa è la parte del nostro cappuccio, vedete? Questa è la cucitura che ho appena effettuato. Ora, qui dove finisce la cucitura e c'è tutto ancora il lato lungo, qui dobbiamo andare a cucire il rettangolo dietro, che è più largo. Per prima cosa vado ad individuare il centro del rettangolo dietro. Una volta individuato il centro lo devo far coincidere con la fine della cucitura appena effettuata. Dopodiché con ago e filo vado a fare una cucitura partendo da questo punto centrale. Prima di tutto lo vado a fissare il filo con l'ago. E quindi poi vado a proseguire la cucitura a sinistra e a destra. Vedete, faccio coincidere una parte del rettangolo davanti con una parte del rettangolo dietro e faccio la cucitura. Queste saranno le spalle del nostro gilet.
Una volta fatta la cucitura delle spalle, noi quindi abbiamo il cappuccio, le spalle, e ora dobbiamo andare a creare lo spazio. Dobbiamo andare a cucire il laterale. Questo qui è metà avanti e questa è la parte dietro, quindi questo è il fianco davanti e questo è il fianco dietro. Dobbiamo andare a cucire lateralmente lasciando lo spazio del giro manica. Vi accorgerete che l'eccesso dietro è notevole perché ci sono, se non erro, 18 centimetri in più, credo. Sì, sono quasi 18 centimetri in più. Questa cosa è voluta perché praticamente noi yoga andiamo a cucire partendo dal basso. Dobbiamo unire la parte bassa del fianco dietro e la parte bassa del fianco davanti. Li andiamo a sovrapporre e andremo a fare una cucitura che parte da qui e arriva praticamente dove abbiamo, arriva lasciando 12 centimetri del giro manica. I 18 centimetri che noi stiamo lasciando nella lunghezza dietro, ce li ritroviamo in questo modo nel giro manica, che ci consentirà così di creare una manichetta senza doverla fare successivamente. Quindi abbiamo un gilet con una piccolissima manichetta che rende più comodo il capo e che è anche più coprente, anche se è una manica piccolina, però avvolgerà meglio la spalla. Quindi ora andiamo a cucire dal basso, quindi da qui, vedete, da qua, andremo a cucire da qui fino a lasciare circa 12 centimetri per il giro manica. Ovviamente la stessa operazione la dovremmo ripetere per l'altro lato e questo è il lavoro terminato. Spero che il tutorial vi sia utile e vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!